gli abitanti del garbage patch non sono umani. Sono le bottiglie, sono tutti questi oggetti che sono stati abbandonati. Tutti gli oggetti di plastica che vengono abbandonati nell'ambiente, alla fine finiscono nel mare. L'azione del sole li spezza in pezzettini che via via diventano sempre più piccoli, fino addirittura a diventare polimeri. Negli oceani ci sono dei sistemi di correnti, tutta la sporcizia la raccolgono e la portano al centro degli oceani. Per ogni particella di plancton ci sono 6 particelle di plastica. Sono pericolosissimi perché i pesci li scambiano per cibo e chiaramente entrano nella catena alimentare. Ogni bottiglia, ogni tappo, ogni sacchetto di plastica è appartenuto a qualcuno. E che quel qualcuno potresti essere tu. This exhibit is a manifestation of the ignorance of so many people around the world as to the consequences of how we live affects the world in which we live. Quando ho scoperto di questo problema, mi sono detta che dovevo fare qualcosa e ho pensato di far diventare questa estensione di 16 milioni di chilometri quadrati, allora terra di nessuno, uno stato. Ho portato questo stato all'UNESCO a Parigi l'11 aprile del 2013. Ho piantato la bandiera che ho disegnato, ho pronunciato un discorso davanti alla direttrice generale dell'UNESCO, che anche lei ha pronunciato delle bellissime parole dicendo adesso abbiamo un nuovo stato. 5 grandi isole che prima non erano conosciute adesso hanno un volto, hanno una bandiera, hanno un nome, è una nazione. L'ho presentato a Venezia con il suo padiglione. Questo padiglione era fatto da 2 cubi ricoperti di superficie riflettente che li rendeva un po' poco visibili, un po' come lo è il problema del garbage patch. E poi una scultura, un'installazione, formavano un serpentone che risaliva il muro quattrocentesco del palazzo dei Ca' Foscari nell'intento di gettarsi nella laguna, di raggiungere il mare. Un po' una metafora di quello che accade col garbage patch, perché questo è un fenomeno inarrestabile per ora. Io invece ho fatto un'installazione pubblica, quindi risalendo dalla Gran Via si vede una specie di maglia fatta con delle bottiglie di plastica e molto semplicemente ho composto con dei diversi colori il nome The Garbage Patch State. Finucci con la sua opera The Garbage Patch coglie perfettamente quello che è il messaggio dell'UNESCO, il messaggio dell'educazione che l'UNESCO vuole portare e del programma Lo Sviluppo Sostenibile. Facendo delle foto col telefonino, che ormai tutti fanno le foto, si vede un'immagine brillantissima, una cosa che occhio nudo non si vede, che come il garbage patch, che è una cosa invisibile, però si capisce la sua importanza soltanto cambiando la maniera di vedere.
questo Stato dal giorno della sua dichiarazione all'UNESCO ha fatto molta strada e adesso apriamo la prima ambasciata di questo Stato. Se voi vorrete diventare cittadini del Garbage Patch lo potrete fare, però dovrete anche adottare uno di questi oggetti. Poi qui ho fatto questa onda di plastica, come il mare che sembra pulito in apparenza, però invece sotto è sporco. Ci sono tanti oggetti di plastica che si rivelano. L'unica cosa da fare è cercare di non allargare questo problema che ogni giorno sta aumentando la sua dimensione. Every day I work with 14,000 people around the world and all of our partners to end hunger. And the one thing we all agree upon is we have the tools to end hunger. What we need is the public will. The same thing is absolutely true for the Garbage Patch State. We have the tools to destroy the Garbage Patch State, to ensure that this is not something that we leave to our children. All we need is the public will. And I thank Christina for helping us all realize this opportunity. È iniziata, ma non so ancora quando finirà.